Bentornate e bentornati, siamo al secondo appuntamento di quest'oggi del Laboratorio dal Basso qui a Taranto per una città desiderabile. Prima di dare la parola alla collega Catiuscia, volevo lanciare un breve spot. Per cosa? Il 27 novembre faremo un cosiddetto forum dal basso. È probabilmente qui in zona, Taranto provincia, la prima volta che si tenta questa sperimentazione. Non abbiamo reti, un po' come fare gli acrobati senza materasso, senza rete sotto, quindi magari caschiamo e ci faremo anche male. Qual è il tentativo? Cercare di ragionare insieme in maniera collettiva, ma senza grandi relatori o altro, ma invitando tutti i gruppi, le associazioni, le organizzazioni, le cooperative che hanno vinto dei progetti della Regione Puglia, della Fondazione con il Sud, ministeriali, della provincia, di chi che sia, negli ultimi 2 o 3 anni. Portarli intorno a un tavolo in maniera circolare, ragionare sul futuro, sullo sviluppo di Taranto e provincia. C'è o no un'alternativa di sviluppo? La possiamo immaginare insieme? Se sì, come è fatta? Immaginiamola insieme. Questo è il forum dal basso, lo faremo a Crispiano, in una data non casuale per noi di Crispiano, perché quella sera noi festeggeremo il 27 novembre, mercoledì 27 novembre, 35 anni del circolo Arci Wisp Crispiano. Festeggiamo in maniera un po' inusuale, se vogliamo, cercando di ragionare sul futuro, vabbè, sullo sviluppo di questa comunità locale. Questo è l'invito. Tutti i gruppi che hanno vinto qualcosa, diciamo i più bravi della classe di Taranto e provincia. Ecco, non basta fare bene il compitino del proprio progetto a casa, bisogna dimostrare altro. Allora, lo slogan è questo: chi ha spalle più larghe deve reggere pesi maggiori. Quindi i più bravi devono essere anche quelli più responsabili. L'appuntamento è alle 18 in sala consiliare municipio di Crispiano, piazza Madonna della Neve, mercoledì 27. Questo è l'invito. A Catiuscia adesso la parola per questa rentrée. Per segnarci le cose. Sì, stiamo riprendendo la parte pomeridiana del Laboratorio dal Basso, oggi come docente Francesco Ceci. Il Laboratorio dal Basso cos'è? Il Laboratorio dal Basso è un laboratorio finanziato da Arti Puglia, organizzato da Soli Mai Taranto in collaborazione con Arci Ragazzi Taranto e Arci Crispiano. Tre i filoni portanti che sono la riqualificazione urbana partendo dal basso, quindi proprio dalle persone, l'educazione dei giovani e degli adulti e un tentativo di impresa sociale. Oggi continuiamo i nostri lavori fino alle ore 19, faremo un piccolo break alle 16.45. Ma l'immagine poi comunque è proiettata. Nel frattempo, come potete vedere, il nostro docente sta preparando il materiale del report fatto nei giorni successivi proprio nella sua visita di Taranto. E la nostra città di Taranto, quindi un report che ha fatto nei giorni precedenti Francesco Ceci nella sua visita, che meglio ci illustrerà. No, ce l'ho. Questo funziona, no? Esatto. Ok. Perfetto. Allora, la proposta di, magari se come illuminazione mezzo e mezzo, basta che se fosse possibile parte, anche solo parte delle luci. Aldo? Qualcuno si risolse un problema? Perché quelle che danno fastidio sono quelle. Queste qua no. Ecco, questa è una via di mezzo che va bene. Più o meno, va bene, va bene, va bene. Allora, la sono le 16.20, la mia proposta è questa, di avere 15.20, perdono, di avere un pomeriggio ovviamente più interattivo che necessariamente. Stamattina parlavamo dell'esperienza napoletana, quindi era più un riferire da me a voi, anche se fortunatamente poi c'è stata un po' di interlocuzione. In questo caso l'operazione dovremmo fare dovrebbe essere ancora più interattiva. Mi spiego. Allora, quando ho ricevuto, anche qui lo metto in forma di racconto così ci capiamo meglio, quando ho ricevuto l'invito a fare questa cosa, ho detto 8 ore di laboratorio. Io già adesso sono contento che è passata la mattinata, per cui un bel numero di ore le abbiamo fatte, ma ero atterrito. Dicete, 8 ore, che si fa in 8 ore? E allora, ma poi soprattutto io Taranto non so nulla, cioè, tranne le notizie dei giornali, eccetera, per cui io un minimo dovrei capire di che cosa stiamo parlando. E allora ho proposto a loro, ho detto, ma se io mi prendo alcuni giorni liberi, vengo prima, una decina di giorni prima,
trovate, basta che mi trovate un modo per ospitarmi e così via, io assumo delle informazioni, quindi è come se avviassi a fare quello di cui ho parlato stamattina. Indagine, ascolto, è un nome troppo, un po' pomposo, però diciamo una sorta, io l'ho definita una sorta di esplorazione assistita, nel senso che c'era una lista di un buon numero di persone che preparata da Aldo, Maria Franca e gli altri, Catiuscia e gli altri amici, che in 4 giorni ho intervistato, con alcuni di loro abbiamo fatto delle passeggiate, dei giri, eccetera. Su questi ho preso degli appunti, su delle mappe che vi ho fatto vedere prima, annotavo mano a mano quelle cose che mi venivano dette, proprio a matita sulle mappe, mappe semplici che scaricate da Google Maps. O consiglio di più, Bing si chiama quell'altro navigatore, c'ha alcune cose più aggiornato, mi sembra più nitida anche l'immagine spesso, eccetera. E poi trovo il modo di restituire, per fare che, e come ho preparato, là ci sono due, ho preparato 3 mappe, una, diciamo così, sono ancora delle mappe topografiche, nel senso che non ho fatto il lavoro di segnarci sopra i temi, i problemi, eccetera. Questo è un lavoro che potremmo anche fare qui. Uno se lo scrive sopra a un post-it, lo va a azzeccare lì dove il luogo, come dire, evocativo di un tema, un problema. Per appunto costruire insieme, oppure magari un pennarello, lo possiamo anche sporcare, tanto costa 15 euro, insomma 10 euro la stampata di un foglio, non è che di 1 a 0. Per ricostruire, fare delle sorte di mappe tematiche, ma mappe dei problemi, che è una prima maniera per, come dire, fare mente locale, mettere ordine, cominciare col ragionare, se questo è il primo frutto. Allora, prima, nel merito poi, io, come dire, in realtà il lavoro mi era stato, nella missione che mi era stata affidata, era quella di proiettare il lavoro sulle case bianche. E in effetti poi c'è l'altra mappa che non ho ancora messo, la metterò dopo, che è specifica solo della zona di Case Bianche. Contemporaneamente poi c'era qualcun altro che diceva: guarda, che però non è giusto e non è, ed è anche un po' astratto fare un ragionamento su un singolo frammento di città, prescindendo soprattutto in questo momento particolare della vita della città da un contesto generale. Questa era la tesi di Aldo, per esempio. Quindi, fra le due punti di vista, sul fatto che se tu vuoi ragionare su un territorio, se ti dai un confine molto esteso, è troppo esteso, rischi di essere generico, sicuramente, insomma, non riesci ad andare in profondità. Questo va in favore del fatto di fare un'esercitazione su una mappa solo sulle case bianche. L'obiezione è che però, appunto, fare finta, soprattutto di questi tempi, che non ci sia che le cose non siano connesse, è sbagliato. Tenuto conto anche della storia di questo stesso quartiere, non il Rione Casebianca, ma l'insieme di Paolo VI, che nasce in qualche modo in parallelo, anzi esattamente negli stessi anni, nel 64, nel 65, Saragat, allora Presidente della Repubblica, inaugura lo stabilimento dell'Ilva, che in realtà aveva cominciato a lavorare già nel 62, no, nel 62 la posa della prima pietra, però insomma aveva già cominciato nei mesi precedenti a lavorare negli stessi anni in parallelo, quindi in qualche modo il primo rione di Dal Sider nasce, viene progettato insieme, per quello che ho capito, ma ne parleremo dopo. Quindi a maggior ragione per un quartiere del genere. In più, a favorire il fatto che, pur avendo come obiettivo un lavoro sulle case bianche, è utile avere un quadro generale, e sta, mio parere, questo fatto che non riguarda solo Taranto, e cioè che, certo, laddove parliamo di quelle una città media ordinata del centro-nord, puoi anche prescindere dal contesto, perché bene o male sono fatte con lo stampino, cioè il centro storico col nucleo medievale, l'espansione 600-700, eccetera, eccetera, poi c'è lo sviluppo secondo una maglia regolare del resto della città. Ma questo non è il caso generalmente delle città di mare,
In modo particolare non è che per ragioni anche di posizionamento naturale, è a maggior ragione di una città come Taranto che è stata sottoposta a una serie di cambiamenti di identità, come se fosse come una persona che viene, gli viene cambiata nel corso della vita continuamente l'identità, cambiamenti di identità continui, e tutto ciò ha prodotto un universo urbano che anche fisicamente, lo vedremo, lo conoscete meglio di me, è frammentato, per cui non è che dici io mo sto lavorando su questo quartiere, è tipico di una situazione tarantina. Che cosa è tipico di Taranto? Paolo VI è tipico, ma la città vecchia è tipica, sono due cose che sono per caratteristiche di condizioni di vita, eccetera, all'opposto fra di loro. È difficile dire che c'è una situazione tipica. Perciò fare riferimento, quando in questo senso, anche se uno vuole avere un'attenzione mirata a una parte determinata, a uno di questi frammenti, deve ricostruire un quadro insieme, non fosse altro che per orientarsi dove stai. Io mi sono costruito una prima mappa, poi dopo, quella è ancora presa da Google Maps o Bing, no? Mi ricordo, uno dei due, e poi dopo ho scaricato, dopo vari due o tre tentativi, però il servizio è abbastanza buono, le carte del sistema informativo del territoriale regionale, che è un ottimo sistema informativo territoriale, quindi gratuitamente, poi ciò fa la felicità degli studenti di architettura, eccetera, gli ortofoto, e quelle carte le ho fatte con gli ortofoto. La qualità grafica non è eccezionale, eccetera. Innanzitutto ho provato a ricostruire, ripeto, e vi invito a correggere via via le cose che dirò, perché appunto per cominciare a acquisire conoscenze, qual è l'area vasta di Taranto? Quando parliamo, qual è il territorio che in qualche modo è alla scala grande è connesso con Taranto? Mi metto di qua perché... qua c'ho le carte se devo segnare qualcosa. Questo è quello che ho preso da Google. Poi dopo la successiva, scendiamo così. Ho cominciato a collaborare. Praticamente ho cercato di fare in modo che ci stesse dentro tutto il territorio del comune di Taranto, ovviamente, per prima cosa, che è enorme. Che ci stessero dentro i centri della provincia che sono più interconnessi con Taranto, andando da sinistra verso destra, Massafra, Martina Franca e Grottaglie, e come dire, i primi centri, perlomeno i primi, quelli che iniziano la sequenza dei centri che portano verso la costiera salentina, cioè Lizzano, Manduria, eccetera. Ho letto in qualche documento che l'area metropolitana, l'area vasta di Taranto sarebbe considerata come 28 comuni, però non ho fatto a tempo poi per ricostruire il loro periodo. La provincia sono i 28 comuni della provincia. Prima cosa, dato che negli incontri è uscito molto spesso, Aldo mi ha fatto incontrare anche degli amici di Massafra e di Martina Franca, non solo di Taranto, è uscito molto spesso l'evocazione della particolarità ambientale del territorio tarantino. In qualche modo qui abbiamo cercato di evidenziarlo. Qui non c'è il mouse, quindi non c'è il mouse, questo lo utilizziamo come mouse. Con questo segno qui ho cercato di evidenziare più o meno a occhio il territorio caratterizzato dal Parco delle Gravine. Sostanzialmente questo sistema di declivi, diciamo, il rilievo via via scende verso la costa, terreni destinati a pascolo originariamente, poi come emergenze naturali ovviamente i due seni del Mar Piccolo, non ne ho sentito mai parlare in modo particolarmente con un particolare dose di affettività, però l'ho segnato, diciamo, l'isola di San Pietro, sono le due, San Pietro e San Paolo, le Cheradi. Che altro ho pensato che fosse significativo, e voi ditemi se va aggiunto qualcosa. Diciamo, in gergo uno li chiama monumenti ambientali, cioè quei punti di riferimento
nel sistema ambientale. La? Dove la segno? Sine. La palude è la salina, quindi la vela l'hai segnata, no? Sì. È la salina piccola e grande. Ah, Salinella l'hai segnata. Ho segnato Salinella, sì. Però come quartiere. Sì. Non l'ho segnato nel... nel... Dal capo, ah, vabbè, sì. Vabbè, ovviamente non posso segnare là sopra, sarebbe più complicato, quindi con questo sistema rudimentale dei post-it. Infatti quello me ne sono accorto sulla carta, a me mi avevano detto il nome, le salinelle, me le ero fatto passare così, per dire che, voglio dire, molte persone, probabilmente sarebbe interessante domandarlo a giovani dell'ultima generazione, sapete perché quel posto si chiama Salinelle? Probabilmente non lo sanno. Poi l'ho scoperto su una mappa nella pubblicazione che ha curato Angelo, che perché lì c'erano le saline. No, poi il discorso è che è una zona geografica, è un'area SIN, un sito di interesse nazionale, e anche area SIC, sito di interesse comunitario, dove ci sono dei vincoli, insomma, sì. Che in ambito però urbanistico hanno costruito nell'area delle saline, cioè le salinelle sono costruite là. Diciamo che nei punti più meno, diciamo, meno paludosi, insomma, sono state costruite, però in altri punti non possono essere costruite case superiori con fondamenta, diciamo. Però vuol dire non si vede, mentre voglio sono dire piccoli... altre cose sono evidenti, per quello che capisco. Per esempio l'Oasi della Vela, cioè, si va a visitare, c'è il WWF, Fabio. Sì. Cioè, che organizza l'arte, che organizza le visite guidate alle scuole alla palude La Vela. Il sistema del Parco delle Gravine è abbastanza conosciuto, probabilmente poco tutelato, eccetera. Comunque, questa è una... Insomma, via via acquisiamo, se ci stanno altre integrazioni. Possiamo aggiungere... Sì, devo mettere questo di qua così. Ops. Tra Crispione e Martina, una riserva naturale orientata, regionale, che è quella del Bosco delle Pianelle. Non so se c'eri già passato, no. L'hai vista. Allora, siamo qui. Questa zona boscata è una delle aree boscate più importanti della regione Puglia, che è la meno boscata d'Italia. Questa. Dopo il Gargano, qui, in mezzo qui. Oh, qui. Quest'area verde, infatti, si intravede. Quindi poi le inquadreranno. Questo è il Bosco delle Pianelle. Ognuno ha un proprio luogo dell'anima. Per molti cristianesi come me è il luogo dell'anima per eccellenza. Ah, non c'è la discarica industriale, però c'è. Aspetta, andiamo avanti. Dopodiché, prima il sistema ambientale, solo per avere un riferimento alla scala grande, insomma, del territorio. Dopodiché, ho fatto quest'altra molto intuitiva, che è sul sistema, sulla rete dei collegamenti. I percorsi principali, i percorsi alla scala grande, quelli segnati in giallo, innanzitutto, e poi la localizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, cioè di via d'aria, di terra e di mare, e poi in verde, segnati in verde, i colori sono del tutto occasionali, non c'è un simbolismo dei colori, via via che li trovavamo nella mazzetta dei colori, tutto qui. Il sistema insediativo, poi per arrivare a dire quello che appunto intuitivamente insomma sembrava, come dire, insomma, colpiva sin da subito. Poi il sistema dei percorsi, mi sembra che le direzioni principali siano queste per come mi appaiono, cioè la strada che viene dalle Calabrie, diciamo così, e qui l'ho indicato con direzione Calabria appunto, l'autostrada, la strada per Bari su cui si innesta lo svincolo dell'autostrada, questa che passa qui, che è la strada per Martina Franca, esatto, che poi Martina Franca costituisce, come dire, in qualche modo, è già un altro territorio, per quello che ho capito, c'è un confine, come dire, culturale.
e anche sta sul limite fra il territorio che faceva capo verso Bari e il territorio che faceva più capo verso Terra d'Otranto, e l'Appia, cioè la storica Appia che passa per Taranto e così via e che porta verso Brindisi. Quei cerchi sicuramente mancano delle cose, io non ho capito bene che cosa si intende per porto di Taranto e tra un po' vi interrogo, perché non, anche il sistema portuale, perlomeno per me, dall'esterno è poco identificabile. Ho segnato, facciamo le cose più semplici, il pallino per le ferrovie dello Stato, l'aeroporto di Grottaglie, a questo estremo, questo perché si vede una presenza infrastrutturale particolarmente significativa, che è l'approdo dell'Evergreen, cioè la darsena dell'Evergreen. Dopodiché non ho sinceramente capito, confesso la mia ignoranza, quando si dice porto a Taranto, che cosa si intende per porto? Qual è il sistema portuale di... Vabbè, restiamo con questo punto interrogativo, non sciolto. Cioè già questo non mi dava molti riferimenti. Poi il sistema insediativo. Vabbè, questo ormai la lezione l'ho imparata, però le prime cose le ho ricostruite, mi erano abbastanza facili. La città vecchia, va bene, che insomma è riferimento, e che però a un visitatore esterno appare quasi come, se non è informato, come uno spartitraffico lungo il percorso che porta alla città nuova. Io sono 40 anni che vengo a Taranto, però è la prima volta che sono entrato dentro, perché mi era sempre apparsa localizzato, inizia Taranto col ponte girevole, e in realtà non è così. E però a molti, insomma, per molti tuttora è così, si passa a fianco, quando entri e poi quando esci. In più ho l'impressione che l'accesso principale data a Taranto, poi non so, correggetemi se sbaglio, è più dal lato di Viale Magna Grecia che dal lato del Ponte di Pietra. Io stesso mi hanno fatto entrare a Taranto dal lato di Viale Magna Grecia. Poi ho segnato come nuclei di questo sistema stellare, questa specie di arcipelago, diciamo così, che forma Taranto, certamente la città nuova, che comunque ha un'apprezzabile continuità, ai limiti di esso, in questo caso la distanza non è geografica, a quello che ho capito, ma è sociale, cioè è adiacente, è in continuità, però non c'è continuità del tessuto sociale, ci sono le Salinella, se non sbaglio. Poi c'è questo nucleo, questa zona qui che fa perno su Talzano, San Vito e Lama, dopodiché Paolo VI, Statte, che vabbè, insomma, storicamente faceva parte di Taranto. Quindi un sistema insediativo fortemente frammentato, separato, per cui è vero, l'impressione sono 200.000 abitanti, ma è come se non fossero 600.000 abitanti, come se fossero 20.000, più altri 20.000, più altri 20.000. Insomma, non c'è difficoltà a percepire la città da 200.000 abitanti. Ripeto, questo come impressione del tutto superficiale. Poi a questo punto cercate di comprendere un poco, ci manca qualcosa al sistema insediativo? Il porto, cioè sul porto, chiaramente sul porto. Sì. Prego, faccio io da valletta. Il porto attuale è un porto industriale, sì. Successivo appunto agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, sì, in Mar Grande. Mentre originariamente il porto era in Mar Piccolo, quindi per fino diciamo alla Seconda Guerra Mondiale il porto principale era il Mar Piccolo, sì. Dove gli insediamenti venivano anche caratterizzati proprio nel primo sino, perché era la presenza della cantieristica navale e anche quella civile francotosi, sì. Cantieri navali francotosi. Sì. Che sta a nord, quest'altro versante. Sta a nord, però lì è piccolino effettivamente, poi però è importante perché è prossimo alla zona di Polo VI,
perché in ottica urbana, di anche di sviluppo della mobilità urbana, viene citato come un eventuale approdo per la mobilità via mare, una futura evoluzione della città di Taranto. Quindi, se non ho capito male, si pensa che possa essere anche riqualificata come zona, perché quella vicina, questa qui dei cantieri intendi? Quella è non so se quella è cantiere, no, quella è Buffoluto, quella segnata è Buffoluto lì proprio sotto, perché vicino all'Ipercop quella è Buffoluto, sempre un altro insediamento militare che sì, prima o poi verrà dismesso. E poco è qui, è a nord del primo seno. Questo qua che hai segnato qui è, per intenderci, secondo seno. Sì. Però questo insediamento civile è questo, dove c'è praticamente il fiume Galeso, che è un fiume di importanza millenaria, dove arriva acqua carsica proprio dalle gravine. Quindi, ma se uno dice porto storico, intende qua? Quello interno, sì. Quello interno, lo intende sì, qua? Porto storico era quello. Perché? E poi c'è, vabbè, però questo effettivamente va proprio nello specifico, c'è una ferrovia Circummarpiccolo, sì, che il Demanio per alcuni anni ha voluto lanciare come un concorso di idee, poi l'ha rimosso completamente. Ma non è progetto. Funzionante la ferrovia? Non è funzionante. È dismesso, sì. Però è, siccome il ponte Punta Penna è stato costruito tra il 71 e il 77, ha diciamo bypassato questo problema della circumnavigazione del Mar Piccolo, quindi era un'opera di infrastrutturazione insomma moderna, che ha cambiato e velocizzato anche i collegamenti col quartiere. Solo questo. Ok, procediamo. Poi a questo punto ti tratto di andare un po' sul grosso. A questo punto, sempre sulla mappa dei collegamenti, ho segnato diciamo le industrie e i grandi impianti e li ho messi in rosso. Vabbè, l'area dell'Ital Sider, negli incontri chiunque, una delle prime cose che mi diceva, diciamo, Ital Sider, oggi Ilva, vabbè, i nomi sono intercambiabili fra di loro, è grande quanto Taranto, a occhio, grosso modo, intendendo Taranto, la Taranto costruita, sì, sicuramente. E poi varie altre probabilmente insomma emergenze, mi sembrava, se alla scala grande, poi alla scala più piccola ci sono altre cose. Ovviamente quando in questo rosso ci sta tutto l'insieme della zona industriale, c'è l'Ilva sicuramente, ma anche tutto ciò che è organicamente collegato all'Ilva, con la Cementir in primo luogo, e poi le raffinerie dell'Eni. E visto che tutto questo poi è coerente con ciò che fra l'altro produce quest'area, anche la sede dell'ARPA sta qui in mezzo. Poi cerchiate da rosso altre, perché in questo caso, dato che negli ultimi anni, come dire, questo tema viene considerato non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale, allora ho associato sotto questo segno rosso anche, come dire, le strutture che in qualche modo sono invasive nei confronti dell'ambiente, eccetera. Mi sembrava, non so se la cosa è corretta, di mettere un cerchio intorno all'arsenale, quello sul Mar Grande, e poi sicuramente ci stanno anche altre cose, sull'inceneritore che sta sotto Massafra. Su questo c'erano... non ho avuto nessuno di Massafra. La storia è interessante perché poi dopo risintetizziamo tutto, c'è cioè una carta di osservazioni. È interessante perché c'è una sorta di economia dei rifiuti che fa capo a questa zona qui, con la discarica, il primo inceneritore, il secondo inceneritore, ma mi hanno detto anche di un altro, di un luogo di smaltimento dei rifiuti speciali che starebbe a Statte. Come si chiama? Ital? Ah sì. E quindi dove è stata? Queste parti qua? Sulla strada di Statte. Qua? Grosso modo.
No, no, quella è dentro l'Ital Sider, sì. Dentro l'Ital Sider poi c'è un'altra discarica, no, che tra l'altro va bene, è servita a far andare in galera l'olio, però... Non mi sembra di aver segnato altro. No, ho segnato con un cerchietto piccolo la zona del PIP che sta qui vicino, adiacente alla strada per Martina Franca. Non so se ci sono altri luoghi caratterizzati da, appunto, presenze industriali di grande scala o grandi impianti. Ah, il consorzio CISI, che sarebbe un insediamento produttivo che sta qui. Zona PIP. Vabbè, zona PIP. È la zona PIP l'ho segnata. Vabbè, la zona PIP l'ho segnata. Non ho, avrei dovuto segnare probabilmente i non ho capito se i cantieri che stanno nel Mar Piccolo, che si vedono abbastanza in a questa scala, non, è un po' grande. Questi cantieri qua li ho segnati. Va bene, ma hanno segnato anche le discariche. Facciamoci un'altra cosa qua. Qua stiamo, andiamo in dire. Altre discariche. Dopodiché, questi cantieri che stanno qui sul Mar Piccolo nel primo seno sono cantieri attivi? Non più attivi completamente, ma ci sono due società private che li hanno acquisiti all'epoca delle privatizzazioni. Va bene, queste comunque sono cose che vedremo nella mappa, sì, su Paolo VI. Sulla scala grande, da segnare sulla mappa, non me l'ho segnato altro. Vabbè, poi in quest'altra l'insieme, avrei messo tutto quanto assieme, i vari strati, il sistema ambientale, il sistema, la rete dei collegamenti, le porte della città, chiamiamole così, cioè l'approdo dell'autostrada, l'aeroporto, eccetera, eccetera, e via. Poi qui, lo stesso sotto il titolo, ma proprio sono andato di fretta, ma anche per, giusto per dare, per segnarlo a titolo di esempio, scorrendo la trascrizione degli appunti, ma una decina di pagine, dei vari incontri che ho avuto, le frasi ricorrenti sulla percezione, perlomeno da parte dell'universo di persone con la quale avevo parlato, l'ILVA, quindi alcune cose le ho messe proprio tra virgolette, lì innanzitutto tutto un gruppo di osservazioni sul rapporto della città con l'ILVA, a partire dalla sua ampiezza. L'ILVA grande quanto la città, poi espresso molto in sintesi la dipendenza economica e sociale della grande industria nazionale. C'è una persona, ex quadro ILVA, che sinteticamente diceva Taranto come, giusto per non usare un'espressione più eccessiva, diciamo così, stanzino delle scope d'Italia. Se uno usa, ogni volta che nella storia italiana c'è stata qualche cosa di particolarmente ingombrante da andare a fare da qualche parte, Taranto è fra i siti privilegiati per questa cosa. La raffineria dell'Eni, l'ILVA, tutto questo sistema dell'economia dei rifiuti, per quello che ho capito, c'era sempre lo stesso interlocutore che usava questa espressione, che diceva c'è una specie di sinergia per cui, che ne so, per esempio la darsena, i moli dell'Evergreen, per realizzarli sono state utilizzate le loppe, come dire, scarto della lavorazione dell'ILVA. A sua volta l'ILVA utilizza certi residui e gli idrocarburi per alimentare gli altiforni e così via, cioè tutto un sistema di sinergie in cui, come dire, alcuni, un giro di 4-5 grandi aziende si passano fra di loro i rifiuti, in un caso utilizzati come inerti, in un altro caso utilizzati come carburante, come combustibile e così via. Questo più o meno, diciamo così, il quadro che mi era stato offerto. E poi l'ho solo segnato così, con i puntini sospensivi,
perché è vero ciò che, non mi ricordo chi lo ha detto, sul problema del conflitto fra le ragioni della salute e la ragione e le ragioni del lavoro, non so chi ha detto, ma questo col conflitto fra questi due, alla contraddizione fra questi due termini si possono dare 100 risposte, cioè forse proprio tu, no? lo hai detto. Non è vero, perlomeno non è giusto pensare che vi si dia una risposta univoca, o in un senso o nell'altro. È una guerra fra poveri. Detto questo, però, ovviamente, poi questa è la posizione che a me, come dire, mi sembrava più comprensiva di tutte le altre. Detto questo, poi ci sta chi, lo sapete meglio di me, sostiene invece in modo estremo una posizione e chi sostiene un'altra posizione in modo estremo. Credo di aver capito che il conflitto attraversa, come dire, le famiglie a volte stesse, cioè non è un conflitto necessariamente fra gruppi sociali nettamente distinti gli uni dagli altri. Proprio Don Francesco mi raccontava del conflitto fra lui e suo fratello. Lui la pensa in una maniera, suo fratello la pensa sulla faccenda in una maniera completamente diversa. Fra le chiavi di lettura del conflitto, tranne che poi varrebbe la pena capire cosa significa, se no è una frase fumosa, è quella cosa che mi diceva Angelo Cannata, cioè a questo tema si possono dare 100 risposte, che vuol dire, se non ho capito male, forse ci si può anche lavorare sopra sul conflitto, in modo non insanabile, sul conflitto salute e lavoro. Sto facendo l'elenco delle questioni. Ancora, altra cosa che mi accomuna molto, ci sono abituato, qui volevo scrivere direttamente la bellezza, ma questa è una cosa molto italiana, forse non tutte le città italiane hanno questa cosa della bellezza, che dicono io sono bella, forse Foggia non ce l'ha, perché obiettivamente Foggia bella non è, ci sono delle città che non sono belle, però sono molte, e io vengo da una città, Napoli. No, prego. Sì, no, ma però appunto io magari faccio il valletto di me stesso, così facevo prima. Ovviamente il tema della bellezza è un tema che ha molte facce, cioè è una cosa che ti frega pure, voglio dire, parlo da napoletano, ma Napoli è bella, e poi cosa per cui ovviamente la bellezza nelle nostre città che conosciamo bene, io ragiono, tengo Napoli in testa, qui teniamo Taranto in testa, sappiamo bene noi per esperienza che un napoletano, un tarantino, sa per esperienza che bello e brutto stanno assieme. Cioè se tu hai l'esperienza del bello avrai anche l'esperienza del brutto. Che il bello non è, il bello che noi conosciamo non è il bello della città dell'Italia centrale, linda e pinta con tutte le imposte, le finestre, le tendine con i fiorellini, le piantine con i fiori, quel bello del civismo ambientale toscano, per esempio. La nostra esperienza della bellezza è un'esperienza radicale, che non esclude il fatto che possa accompagnarsi anche all'orrore, convivere con l'orrore. Cioè, detto questo, una riflessione filosofica, diciamo così, però ci accomuna tutti. Napoli è bella, lo dice il vecchio aristocratico che sta a Posillipo e lo dice il sudista che spaccia cocaina vicino alla stazione centrale. Attraversa i gruppi sociali questa specie di mito della bellezza. E può essere un mito positivo se si coniuga con l'orgoglio civico, per esempio, prendersi cura di se stessi, del proprio ambiente, eccetera. Oppure può essere solo pura retorica che è un alibi di fronte al fatto che poi ci sono tante cose che invece andrebbero guardate per quello che sono, andrebbero curate, cambiate e così via. Non so come effettivamente sia vissuto il mito della bellezza, però in questo caso mi sembra di averlo sentito molto spesso. A volte, anzi, questa cosa anche associata a un ottimismo sulla forza dell'ambiente naturale. Non so dove l'ho letto, chi me l'ha detto,
basterebbero 3 anni di sospensione dei versamenti a mare, forse l'hai detto tu, e il Mar Piccolo, no, l'hai detto un altro, riprende vita. Non so se questo è un mito, oppure c'è, è una cosa che ha un effettivo fondamento. Questo sull'insieme. Poi sul sistema insediativo l'ho già detto, e cioè la natura ad arcipelago del sistema insediativo tarantino, per cui il problema non è tanto in alcuni casi quello del degrado meno, ma è quello proprio dell'isolamento delle diverse realtà insediative, eccetera. E in questa dispersione l'opposizione città nuova, città vecchia. A Napoli questa cosa è stata, ragiono su Napoli per fare gli esempi per far capire che cosa intendo, è stata molto forte per tutta una, per buona parte del Novecento si è ritenuto, a partire da fine Ottocento in poi, che il vecchio fosse in sé un portatore di malattie, infelicità, insalubrità, eccetera, 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 e quindi in qualche modo l'unica possibilità di rapportarsi al vecchio era sventrare e produrre una città nuova, necessariamente pulita, ordinata e così via. L'opposizione radicale del nuovo come sano, prima ancora che bello, ma sicuramente sano, giusto, eccetera, eccetera, e del vecchio come necessariamente malato. E questo ho avuto un'impressione del genere anche, come dire, su Taranto, di una opposizione di questo tipo. C'è qualche cosa da osservare? Io queste le ho messe, come dire, soltanto per provocare, non perché probabilmente potevo continuare a scorrere gli appunti e raccogliere altre osservazioni. Ne ho scelte anche abbastanza casualmente alcune. Nessuno osserva. Beh, Taranto Stanzino delle Scope d'Italia è una missione diplomatica. No, dico, è diplomatico dire Taranto Stanzino delle Scope d'Italia. No, è molto diplomatico. Vabbè, uno può dire Mondezzaio. Sì, diciamo. Mondezzaio, detto in un linguaggio più... Il problema della cultura non c'è, non sta emergendo tanto lì, su queste provocazioni. Sarà anche un mito di una città comunque che ha un passato glorioso della Magna Grecia, quindi ha qualcosa che potrebbe anche rivendersi a livello turistico. Spesso viene detto, a torto o a ragione, che Taranto potrebbe ripartire dal suo turismo, dalla cultura, da ciò che c'è sottoterra, come emergenze archeologiche e non solo. Invito a parlare al microfono e a non ridere del fatto che dobbiamo usare il microfono, è una questione di rispetto a chi sta a casa. Lo streaming è costato migliaia di euro alla Regione Puglia, perciò a casa diamo la possibilità di seguire serenamente il dibattito. Se non sento una risposta non si capisce da dove parte una domanda. È facile? Ok. È severissimo. Stiamo facendo, come dire, una sorta di esercitazione, diciamo. Il tema su cui la voce generale in cui ho messo queste cose è, diciamo così, la percezione di Taranto, di Taranto e dei suoi problemi di carattere generale, cioè che cos'è che identifica, in qualche modo che costituisce senso comune nella idea che dell'insieme della città i suoi cittadini si fanno e... Prego. Sì, c'è forse una linea comune che può uscire come identità di questa città, che comunque appare già abbastanza frammentata, che credo sia un po' l'idea diffusa di colonizzazione di questo territorio, un po' quello che dicevi la anche... dipendenza, insomma. Quindi la sì, cosa... esatto, cioè una colonizzazione poi storica, no? E anche attuale di un certo tipo di presenze all'interno del territorio, no? Abbastanza ingombranti. Quindi un po' la colonizzazione credo che sia stata la linea comune della storia di Taranto in generale, no? Quindi...
Sì, c'era una cosa a proposito, mo la dico io, che ha detto un'amica che lavora su questa cosa qui in Puglia, sul fatto del quando, cioè, quando uno lascia, lei faceva questo esempio, è un caso di letteratura, diciamo così, sullo studio del rapporto delle popolazioni con la cura del proprio ambiente. Se uno lascia un'automobile con un vetro rotto, la lascia lì parcheggiata, c'ha un parabrezza infranto, anche soltanto un vetro laterale rotto, la lascia in una strada parcheggiata, magari in periferia, eccetera, così con questo piccolo, già con una piccola offesa, ma che tale che lascia capire, fatemi qualsiasi cosa, perché tanto io già sono scassata. Accade, diceva lei, che in questo esempio che viene fatto, che bastano poi una decina di giorni che quella macchina viene completamente demolita, abbandonata, passa uno e rompe, che ne so, e spezza i tergicristalli, passa un altro e rompe gli altri vetri, eccetera. Per dire cosa? Che se un ambiente, un territorio intero o anche una determinata situazione, un edificio, un'opera pubblica viene, come dire, lasciata anche leggermente abbandonata con qualche segno che uno si capisce che non c'è nessuno che se ne prende cura, nel giro di poco tempo questo in qualche modo scatena su di sé il vandalismo. C'era un'altra storia che però adesso a memoria non ricordo, che era la storia di una povera ragazza di cui tutti abusavano. E la storia di questa ragazza finisce, questa ragazza si suicida. Perfetto, la storia di Carmela. E che anche questo rientra in questo meccanismo. Per riuscire, fermo restando che il vandalismo viene condannato ed è giusto condannarlo, detto questo però per meglio combatterlo, non fosse altro che per questo, è utile capire quali sono i meccanismi del vandalismo. E lei indicava, non so se questo meccanismo funzioni nel caso di Taranto, questo teorema dell'automobile abbandonata con un vetro rotto. A scala grande, dice lei, è quello che in qualche modo è successo a Taranto, ma se là si può fare un impianto di questo tipo che ha questa capacità inquinante, ci posso fare pure una raffineria, visto che mi ci trovo, ci posso fare pure la discarica dei rifiuti speciali. È quello che è successo al territorio tra Napoli e Caserta, la cosiddetta terra dei fuochi di cui si parla molto. Appunto, è questo il meccanismo del vandalismo, per dire all'opposto che, e perciò torno in cerchio, ma lo propongo anche qui come un modo di ragionare, insomma, poi ognuno ne faccia l'uso che crede, come un cerchio al tema della bellezza che si diceva prima, invece all'opposto un meccanismo contrario può essere quello del prendersi cura di, e in questo senso utilizzare il mito della bellezza, che è un mito così comune, ma la mia città è bella, come un motore, una energia, però se associata a una pratica effettiva e reale di cura del territorio, dei suoi luoghi di pregio. A Napoli abbiamo avuto negli anni 90, poi purtroppo sospesa, non più praticata, un'esperienza bellissima, era quella dell'adozione del monumento, per cui c'erano il quartiere, si adottava il monumento, nel senso che si prendeva cura quantomeno della conoscenza del monumento, e poi a primavera, erano gli stessi ragazzi della scuola o piuttosto dell'associazione che facevano da ciceroni, da guide turistiche alla gente che andava a vederlo. E questo faceva leva su questo sentimento antico, la mia città è bella. Sì, infatti, ragionando su questo discorso, no, e anche sul fatto dell'opposizione città vecchia-città nuova,
Adesso è uscito il discorso sul monumento, ad otto monumento. Allora dice il monumento, cioè per esempio non è solo il monumento da ammirare, ma è un monumento da vivere. Quindi quando la città era bella, vai a chiedere alle persone anziane, proprio ti parlano di che c'era uno spirito di comunità, la città era pulita, si aveva cura, no? Allora dice com'è che non è, al di là della retorica del bello oppure della retorica dei tempi passati, uno pensa e dice è un processo culturale quello che ha portato la città di Taranto ai fasti. Cioè Taranto è importante sia perché è il suo patrimonio architettonico, no? Ma poi perché anche ha un patrimonio immateriale di gente sapiente o di gente, diciamo, elevata che ha portato il nome di Taranto un po' in tutto il mondo, cioè nel senso processi che culturali che non sono nati da un giorno all'oggi, no? Ma è il patrimonio immateriale, no? Si parla di valorizzazione del patrimonio immateriale, quindi il patrimonio della conoscenza. Quindi cioè, quello è un po' sottovalutato, perché il progresso industriale che c'è stato qui non è stato semplicemente il servire interessi economici, doveva servire anche interessi culturali, quindi doveva levare la popolazione dall'analfabetismo degli anni 50, degli anni 60, e c'è stato il progresso economico. Questo, il quartiere Polo VI doveva essere il quartiere del progresso, perché per esempio qui c'era il circolo Italsider, c'erano tante iniziative culturali, i ragazzi non venivano lasciati per strada negli anni 80 quando c'era questo tipo di benessere. Quindi questo paradosso, nel senso che sì, gli interessi economici, ma anche interessi, come dire, di sviluppo culturale. Quindi non so in che termini sintetizzare questo, però penso che sia un po' condivisibile il fatto che comunque il benessere, cioè quello che ha portato Taranto adesso, una città importante, è che 150 anni fa era un borgo piccolo, provincia di Lecce, provincia di Terra d'Otranto, è stato questa, come dire, un benessere che comunque, cioè, ha visto il Museo Nazionale dell'Archeologia, ha visto tante cose, quindi la valorizzazione del Mar Piccolo. Vi ha già segnato due coppie che però possono essere viste in opposizione, salve, in opposizione oppure in... Lui le vede come due termini che stanno insieme, bellezza e vitalità, cioè, quindi non per, giusto per essere sintetico, e sviluppo economico, sviluppo culturale. Mi viene in mente un'ultima cosa come osservazione mia, in questo caso ho messo osservazioni raccolte. La mia è il fatto che per una serie di regioni è una percezione che ha prevalentemente chi viene da fuori, difficile che ce l'abbia uno da dentro, nel fatto che mi sembra molto un luogo che a differenza di altre città pugliesi, per esempio, è un luogo di scambio. Cioè qui è normale, per tante storie, perché è fatto una città di mare, per il fatto che l'Italsider ha fatto venire qui gente che magari veniva dalla Basilicata, penso la famiglia tua viene da quelle parti là, non sbaglio. Per il fatto che, per esempio, non ho mai incontrato tanti napoletani qui, per via probabilmente al seguito dell'Italsider o altre cose del genere. Cioè, è abbastanza abituale... La Marina Militare, sì, infatti. Ci sono stati tanti motivi per cui è abituale, è normale che circolino per Taranto persone che vengono da parti diverse d'Italia in generale e in particolare dell'Italia meridionale. Guardate che questo non è una cosa così abituale. Bari non è così, per esempio, sebbene sia il capoluogo regionale, è molto barese. L'essere luogo di scambio, cioè è una cosa che si percepisce, mo non so, quelle cose che si annusano nell'aria, che c'è una confidenza con lo scambio con persone diverse da sé. Questo per dire che è tipico di posti, che non è tipico di tutti i posti. Ci fermiamo per ora, poi magari uno ci può tornare. Prima dobbiamo prendere confidenza con la cosa. Dopodiché... Peccato che l'immagine lì non è nitidissima.
Vediamo se con la freccetta del mouse riesce a fare meglio. Ho provato a fare la stessa operazione. Allora, cominciamo con ragionare su, come dire, per farsi un'idea, costruire una mappa, prendere conoscenza di Paolo VI. Cosa molto, molto difficile e complicata a quello che vedo, perché anche parlando prima nell'intervallo, molte cose sono, come devo dire, non sono, o mi sembra di capire che c'è qualche cosa di poco identificabile del tutto. Nel senso, qualcuno ti dice, per esempio, giusto per essere pratico, guarda che l'ospedale è Statte. Un altro dice, no, guarda, l'ospedale non è Statte, è Taranto. No, no, l'ospedale è Statte, è territorio comunale di Statte, tant'è che quando uno lì, eccetera, eccetera, via discorrendo. Oppure, l'altra volta fu Aldino a dirmi che lui abita a Piazzale Nenni e Piazzale Nenni è Statte. Qualcun altro mi ha detto, no, solo parte di Piazzale Nenni è Statte, non ho molto ben capito come. In ogni caso, l'impressione che ne traggo è di una certa, come dire, che uno non sappia con precisione dove inizia e dove finisce il tutto. Che c'è qualcosa di poco identificabile. Nella prima passeggiata che ho fatto, accompagnato da Don Francesco, la prima cosa che mi diceva, cioè i luoghi, sia a partire dalla Scala Grande, cioè dove inizia Papa Paolo VI e dove finisce, sia per arrivare nel dettaglio, cioè io devo andare a casa di uno che abita a via 25 aprile 323. Dove sta via 25 aprile 323? Non è che c'è... È un sistema di vie che ha il nome, che porta il nome di via 25 aprile, ma non è che nell'insieme, non è che come in una condizione normale tu c'hai una via e sai che inizia qui e finisce lì, o come via della Repubblica. C'è un problema di, come dire, di non identificabilità dei luoghi, fino ad arrivare all'attribuzione del numero civico, o anche a capire questo. Per esempio, come il caso di, però quando arriveremo alle Case Bianche ci capiamo meglio, l'altra cianfa di cavallo che sta qui alle Case Bianche, probabilmente quel viale interno è condominiale e non è strada pubblica. In questo senso, forse per questa ragione, continua a chiamarsi via della via 25 aprile, mi sembra che sia quello. Quindi, prima osservazione. Comunque, prima cosa, ho provato a sistemare, diamo i grandi riferimenti. E in questo, di nuovo, la strada per Martina Franca, la strada per Brindisi e la strada che porta, non l'avevo citata prima, verso il ponte di Punta Penne, diciamo così, e il litorale salentino in direzione Salento. Che altro su questa prima mappa, che altro avevo segnato? Sì, diciamo le emergenze ambientali alla scala del quartiere, quindi di nuovo le due sponde sul Mar Piccolo, il Parco del Mirto, e non le ho riportate su questa mappa, ma anche qui sicuramente ci stanno delle propaggini del Parco Nazionale delle Gravine, probabilmente nella parte alta, anche parte di questo territorio è interessato dal Parco delle Gravine. Ripeto. Quest'altra invece è sui nuclei residenziali, cioè come sono distribuiti, e qui probabilmente forse un po' di aiuto a precisare, a ricostruire sarebbe utile. Allora, cominciamo da sopra. Io ho segnato i nuclei residenziali in verde. In bianco ho segnato quelli che sono esemplari, perché poi ce ne stanno anche altri, che sono di edilizia privata. Però poi ho visto che ce ne sono altri anche mescolati, in alcuni casi, all'edilizia pubblica. C'è a monte il nucleo di Piazza Lenenni, le cosiddette case comunali. Altra cosa, se non ho capito male, sarebbe utile avere in una mappa di questo tipo, che avere, se poi uno la deve utilizzare per, come dire, una campagna di ascolto del territorio, nell'uso dei nomi, in qualche modo l'ho riportato, utilizzare i nomi comuni. Cioè, per esempio, se
è più abituale dire, ci si capisce meglio, dire io abito alle case comunali e con ciò si capisce che è Piazzale Nenni, allora meglio usare il termine case comunali, che uno lo capisce. Questo perlomeno in periferia capita molto spesso, ma anche ripeto, c'è una strada molto importante che attraversa tutta la periferia nord di Napoli, quella è la circonvallazione nord di Napoli, ma se tu dici circonvallazione nord di Napoli non ti capisce nessuno. Se invece dici strada degli americani, tutti sanno qual è, oppure doppia carreggiata, tutti sanno qual è, perché è il nome abituale che le persone normalmente danno. Allora, prima regola nel definire una mappa che costituisca base per una campagna di ascolto della popolazione del quartiere, utilizzare almeno, oltre al nome ufficiale, anche il nome convenzionale, comune, che le persone danno ai luoghi, anche quando il nome è Abash non so che, perché così ci si capisce meglio. Vedo che sopra all'estremità destra, questo è uno strano quartiere di edilizia pubblica, perché se non ho capito male, correggetemi sulle date, io sul sito del comune ho trovato che il rione Paolo VI data dal 1959, quindi in data anche antecedente all'Italsider, ma può darsi che fosse un errore di stampa, non so se sia vero, può darsi che sia 69 e non 59. Primo. Secondo, ho capito che il primo nucleo è quello, io qua le ho chiamate, io qua ci vedo meglio, là sopra non è che si vede granché, il rione Italsider, cioè la zona che sta, diciamo così, centrale, quella che sta più su di Viale Cannata, che è questo, no, se non sbaglio. Questa zona qua, come la zona originaria, cioè la zona Italsider, qui c'è un difetto di informazione, perché altri mi hanno indicato, questo nel giro fatto con Don Francesco, la zona delle case gialle, giusto per distinguerle, che sta immediatamente invece al di sotto di Viale Cannata. Probabilmente sono della stessa epoca, però mi sembra una cosa diversa. Altro nucleo significativo è quello dove ci troviamo, che è questo qua, delle case bianche, che se non capisco male, ecco, mentre la parte dell'Italsider nasce come rione Italsider, quindi presumo che se nasce nel 64-65, avranno avuto anche loro la prima pietra nel 62, ergo sono case come si facevano una volta, cioè per i dipendenti di un certo luogo di lavoro, ma anche altrove, che ne so, ci stanno le case Olivetti o le case Alfa Romeo e così via, e così in questo caso sono le case Italsider, cioè non appartengono ancora allo strumento che verrà utilizzato in seguito del piano di zona 167, che invece probabilmente è stato utilizzato in seguito per edificare gli altri nuclei, non solo le case gialle, ma sicuramente le case bianche. Poi c'è un nucleo di 167 che sta immediatamente più giù del tribunale. Altro nucleo ancora, vedo che l'immagine lì sopra non è molto felice, non è che si veda molto bene, è il nucleo delle case della motorizzazione. Come nuclei insediativi questi, non ne tengo segnati altri. E poi diversi episodi all'interno o a fianco di questi cinque rioni di case pubbliche di edilizia privata, fra cui quello che a me è parso più curioso e originale è quello dei due filari di villette con la piscina e così via, che mi sono sembrato una cosa appunto curiosa, insomma incuriosisce capire chi è che si va a fare, cioè come è nata quella speculazione, eccetera. Questo per quanto riguarda il sistema insediativo. Proviamo avanti. No, poi su questa mappa anche, andiamo qua. Va bene, in giallo invece, però ho dimenticato di dire, sono segnati i principali luoghi pubblici, o perlomeno le principali attrezzature pubbliche. Funzionanti. Se ho dimenticato qualcosa, ditelo.
pubbliche o private? Ma le vendette con le piscine, quelle sono private? Sì, sì, sono private, qua. Qua sopra, no? Queste qua. Queste qua. Allora, la circoscrizione, cioè gli uffici comunali, nella zona centrale dove è il rione Italside, diciamo così, gli uffici giudiziari, va, per essere più semplice, insomma, tribunale, corte d'appello, eccetera, dove stavamo prima, delle scuole di scala più importante, la succursale del Righi a questo estremo, nella stessa zona dove ci stanno sotto la Cittadella della Carità e sopra Ingegneria. Come poi invece... No, in mezzo lì c'è la scuola l'ex scuola sindacale. L'Ancifap. Sì, una specie di... Sì, ho dimenticato di segnarlo. Sempre della formazione? No, sviluppo economico, ah. Saprà, cioè si sa ma non si sa, cioè, andrà a Confindustria, andranno altri, vabbè, comunque un grande finanziamento dal distretto economico. E poi strutture non esattamente pubbliche ma comunque di rilevanza pubblica, ai margini, l'Ipercoop da questo lato, il seminario dall'altro lato, anche quello è un riferimento. Mi hanno raccontato che molte persone, per esempio, sono persone che vengono da Taranto a sposarsi al seminario perché è un luogo bello, diciamo così, dove andare a celebrare il matrimonio e così via. E all'estremo, ne abbiamo già parlato prima, all'estremo, nella parte superiore, l'ospedale, l'ippodromo che mi incuriosisce, ma è funzionante? Allora, l'immagine non è molto nitida, comunque lo leggo da qua. Allora, anche qui a grappoli un poco di osservazioni sparse. Allora, innanzitutto la prima, però forse poi sarà meglio, lo vedremo dopo l'intervallo, le fotografie, le osservazioni raccolte. La prima cosa è la separazione, una doppia separazione esterna dalla città, cioè il fatto che sia isolato dal resto della città, e poi che abbia dentro di sé diverse separazioni interne per via di questa frammentazione dei nuclei residenziali. Primo. Secondo, il fatto che, a meno che uno non si metta in alto, non si percepisce che questo è un territorio che va verso il mare, che in qualche modo fa parte di un ambiente naturale che è appunto questa discesa dei rilievi verso la sponda del Mar Piccolo, eccetera. Quindi diciamo come se fosse un'altra separazione dall'ambiente naturale. E il fatto che questa separazione poi la si avverte anche nel fatto che ci sono tutta queste emergenze naturali qui e là, che però che sembrano... Lo pongo in forma di domanda per capire queste cose come sono percepite, che sembrano come un terreno abbandonato, non come una emergenza naturale. L'altra osservazione, a me, di scendere alle cose già dette prima, che è il fatto che si è formato su una maglia viaria a grande scala, dopodiché fatta la maglia viaria per nuclei successivi e separati fra di loro, le case Italside, quelli per gli sgomberati dalla città vecchia, le villette della classe media, cioè tutti i gruppi sociali, questa mi è sembrato di raccogliere questa osservazione, uno separato dall'altro, sicuramente quelli delle villette con la piscina, sicuramente separate dagli altri, ma probabilmente, lo pongo sotto forma di domanda, forse anche quelli all'Italsider, del rione Italsider, con quelli delle case bianche, cioè degli sgomberati dalla città vecchia. Sembrano, come dire, divisi fra di loro, anche nel senso che non ci sono punti di contatto, di unione, eccetera. Se uno facesse una tavola, risorse, come dire, problemi e risorse, dal lato delle risorse metterebbe una cosa che è tipica di questi quartieri, ma che non viene mai considerata come una risorsa. Il fatto che Paolo VI, trovato in un testo, in una statistica,
è il quartiere con il grado di invecchiamento più basso di tutta la città. È un indice statistico che si ricava mettendo al numeratore gli anziani, al denominatore il totale della popolazione. Esce un certo indice. Il valore più basso di invecchiamento e quindi all'opposto il valore più alto di incidenza della popolazione giovanile ce l'ha Paolo VI. Paolo VI e subito dopo Paolo VI Talsano, San Vito, Lama, l'altra circoscrizione all'altro capo del territorio. Questa io la metterei nella colonna delle risorse, ma su questo io vi sto solo facendo l'elenco delle questioni. Poi ovviamente l'ho messo in una riga col puntino sospensivo, nel senso che mi sembrano bisogna entrare più nel merito per dire cose meno generiche. C'è il disagio sociale, il disordine urbano, le carenze di servizi, di collegamenti e così via. Non allo stato dell'esplorazione non sono provenute altre cose. Dopodiché, ma probabilmente, forse, se ci fermiamo un attimo, su mettendo insieme, prima di passare poi dopo il break alle case bianche, non lo so se sul quadro generale sull'area tarantina e su Paolo VI nel contesto dell'area tarantina ci sono delle cose da annotarsi oltre quelle che abbiamo già detto. Andiamo in ordine, partiamo dalle questioni di carattere più generale. Io l'ho citato prima, però mi sarebbe... Ah, prego. Mi sono venuto a sentare per degli impegni. Allora, un problema, non so se è emerso a questo punto, ma non lo leggo lì, è quello con la Marina Militare. Il rapporto tra questa città di mare, storica città marinara, e la sua Marina Militare, l'arsenale, gli arsenalotti e altro. Sto dicendo una cosa a doppione o no? Guardo un po' tutto. No. Quindi un problema che in realtà viene, tra l'altro, io andrei a buttare nel calderone, è quello, il rapporto di amore e odio con la madre matrigna arsenale e quindi più in generale Marina Militare, che è data da fine 1800, il ponte girevole, l'arsenale, nel bene e nel male, questo muraglione alto e lunghissimo, buttiamolo giù, non lo buttiamo giù, che facciamo delle aree smilitarizzate, come i cosiddetti baraccamenti cattolici, all'interno del centro cittadino del Borgo Nuovo. Ecco, c'è tutto un filone anche su questo, dove si spaccano le famiglie, che rientra anche e va a legarsi per grandi linee anche il discorso dell'inquinamento ambientale della grande industria, perché responsabile, ormai accertato, dell'inquinamento nel primo seno del Mar Piccolo sono stati gli sversamenti anche per decenni da parte dell'arsenale, delle lavorazioni, delle riparazioni navali. No, io vorrei così sentire, no, prima ne abbiamo... Almeno sulle affermazioni sintetiche di carattere generale. Io prima, è chiaro, siamo un po' intimiditi da tutta l'apparecchiatura anche di ripresa di cose, eccetera. Però nelle conversazioni più informali avute, veramente ho sentito opinioni assolutamente opposte, cioè opinioni nette, cioè del tipo di quelli che dicono, per esempio, tutti i fattori di inquinamento a partire dall'Ilva devono chiudere, punto. Lui, ecco, eccone uno. E altri invece avere un'opinione opposta a questo. Allora, in genere, come si fa quando c'è... Questo è un punto su cui da segnarselo in agenda, da fare riflessione. Quando c'è un tema è così polarizzate le opinioni, come si fa a provare a discuterne in maniera... positiva, quando, quando il tema è così polarizzato? Cosa bisogna fare per discuterlo? Vabbè, tipo la percezione dipende dal fatto che se interessa a te direttamente, quindi io dico così, la dimensione pubblico-privato, cioè fino a quando non tocca a me, io il problema ambientale non ce l'ho, come pure il problema del lavoro, no? Prima stavamo parlando, adesso si stanno...
cioè c'è questa esasperazione che stanno chiudendo due piccole, cioè piccole medie fabbriche, la Vestas e Marcegaglia. Però fino a ieri i lavoratori della Vestas non è che scendevano in piazza a sostenere i disoccupati, o cioè fino a quando non tocca il proprio problema non c'è. Quando poi, e questo è il problema del lavoro, il problema della salute, il problema dell'ambiente, no? Fino a qua, per dirti, il problema delle cozze, le cozze sono state sempre, cioè, bistrattate, hanno sempre subito come dire, il problema dell'inquinamento. Però fino a quando poi non è scoppiato proprio l'emergenza, cioè sì, tanto arriveranno i sovvenzioni, cioè si è sempre tirato un po' così a campare, perché c'era sempre questo, cioè, idea di avere questo finanziamento dall'alto, e quindi imprenditoria, cioè le cose che succedevano poi dal basso, insomma, erano, cioè, sono soffocate. Quindi tipo per esempio anche la mancanza di sostegno delle cooperative giovanili, per esempio il quartiere, poi ritornando anche al quartiere, il quartiere potrebbe avere tanti servizi, però poi il mercato rimane chiuso, il teatro Mignon rimane chiuso, Parco del Mirto, la struttura rimane chiusa, perché l'hanno promessa a dieci gruppi diversi, e gli piace giocare su questa cosa. E poi magari i servizi primari, se devono, c'è da creare 100 posti di lavoro, sperano che apra un capannone in più all'Ipercop e non un'azienda locale che magari non porta i suoi interessi a Ferrara, ma porti, diciamo, la ricchezza sul territorio. Quindi, cioè, ci sono queste disparità, insomma. Io ebbi l'opportunità di leggere una relazione sociologica condotta tanti anni fa su Taranto. Allora, quello che lei riteneva una risorsa, il fatto di poter trovare gente di diverse etnie culturali che potessero quindi scambiarsi anche idee e pareri diversi, comunque anche appresi all'altro, di fatto da quella relazione sociologica sembrava essere al contrario una dimostrazione di mancanza per questa popolazione abitante qua a Taranto di identità e di appartenenza. Mentre appunto a Bari, a Foggia c'è un'etnia più o meno non solida, qui invece dal periodo proprio dell'avvento dell'arsenale militare, parliamo degli anni dal 47 in poi, c'è stato fra virgolette questo imbarbarimento in senso lato, no? Questo smembramento. Quindi la città di Taranto nel tempo, con l'avvento dell'Italsid e delle altre industrie, che hanno è stata invasa fra virgolette in maniera pacifica da altra gente che aveva bisogno di lavorare, ed è diventata fra virgolette una città dormitorio, perché molti conducevano vite parallele, venivano qui per lavorare, quando c'era il periodo, il giorno del tempo libero, andavano via, tornavano nelle città di origine, nelle famiglie di origine, per cui non avevano e non hanno molti interesse a creare altre relazioni sociali nel tempo libero, mi sto spiegando. Questo e poi si è tradotto anche nella mancanza di senso della cultura, del bene comune, anche nella politica. Il tarantino poi per tradizione, ripeto, ne dico ciò che è stato, ho letto, è indolente, il vero tarantino, e dai tempi di Annibale chiedevano aiuto dall'esterno. Il loro motto è a cinque palmi, scusi l'espressione, è quella che dicono, a cinque palmi dal culo mio possono fare ciò che vogliono. Tre palmi, comunque, quindi non c'è il discorso, no? Quello che interessa a me, il tuo bene, il mio, è che è quello che poi si è realizzato nel tempo. Ecco perché si è stati invasi, no? E il discorso è quello: si sono smembrati. Adesso le nuove generazioni cominciano a ribellarsi perché stanno acquistando la consapevolezza, ed è qui che bisogna battere. Ma il problema è storico, vede? Chi ha deciso poi di creare le infrastrutture, no, i servizi sociali qua, di fatto poi non si è avuto la continuità, mi sto spiegando, lo sviluppo, si è bloccato là. Sì.
Rispetto anche a quello che si diceva prima, no? Che Taranto è un po' una concentrazione di fattori di rischio in qualche modo, quindi non si capisce se c'è un polo di attrazione, perché si dice una volta che abbiamo fatto l'Ilva, che è diventato un luogo inquinato, poi è arrivata, cioè, insomma, il cementificio. Il teorema della macchina col vetro rosso. Sì, perché qualche tempo fa, insomma, in regione si andava a discutere anche perché probabilmente avrebbero fatto il rigassificatore, no? Quindi c'è stata anche una forte voglio dire discussione anche a livello politico, perché bisogna scegliere. In quel momento sembrava quasi una cosa che andava fatta subito, poi per fortuna i tempi sono tra Taranto e Brindisi, perché di fatto della regione Puglia sono le due città che sopportano il maggior peso dal punto di vista sì, di infrastrutture industriali e anche dell'inquinamento. Però tu ci chiedevi anche, ma quando un tema simile spacca in qualche modo, come si fa a discuterne? E forse è quello che sta anche, forse pagando non è l'aggettivo giusto, ma è quello che sta vivendo e soffrendo la città, no? Perché invece di trovare canali di comunicazione, di condivisione, di partecipazione per cercare di fare un fronte quanto più ampio possibile, invece ci si spacca, ci si divide. E rispetto a me, che non sono di Taranto, sono della provincia di Taranto, io mi ricordo che quando stavo al liceo scientifico al Battaglini qui a Taranto, era uno dei primi anni, il primo anno forse, il nostro professore di matematica chiedeva a tutti chi eravamo per presentarci e che lavoro faceva anche nostro padre, cioè ci chiedeva questo. Io mi ricordo che molti dei ragazzi di Taranto che stavano nella mia classe, cioè con orgoglio dicevano: mio padre sta lì dal Sider, tant'è che a me, che ero figlia di un bidello, da piccola avevo sempre sofferto in provincia, perché in provincia si sa, no? C'è anche il libro, la definizione, l'operaio mezzadro, perché dalla provincia sono arrivati tantissimi operai lì dal Sider. E io quando ero piccola ho sofferto perché i miei amici, i cui genitori lavoravano, il cui padre lavorava lì dal Sider, alla Befana avevano dei regali bellissimi, cioè che noi mai avevo potuto avere. Sì, alla porta, sentivo, alla porta dell'Ida al Sider, alla porta dell'Ida al Sider, era questo luogo, cioè immaginifico, della porta dell'Ida al Sider dove distribuivano i regali di Natale. E allora, insomma, forse dobbiamo anche trovare le modalità per riuscire a coniugare, forse in qualche modo, perché secondo me togliere adesso l'industria è impossibile in questo momento, per cui facciamo anche un regalo, cioè agli altri, se non riusciamo a trovare il modo di fare sintesi insieme, perché probabilmente forse si potrà superare la fase industriale, ma fra un po' di anni. Io non capisco perché ad esempio a Taranto non possiamo obbligare a far sì che l'impianto siderurgico sia protetto, come ci hanno fatto vedere al report, come quello austriaco. Perché ovviamente dividendoci, separandoci, diventiamo sempre una forza più debole. Allora, io questo è giusto, tra un po' faremo pausa per la prima... Ah, prego. Per quanto riguarda la città... Chiedi quello così, ma... Per quanto riguarda la città Dormiglione, che diciamo che era Taranto, questa è sempre stata nella storia, non è da adesso. E non da Annibale, ma dopo Archite Pitagora, incominciato con l'era romana. Quindi dopo alcuni anni che Roma aveva fatto costruire molte cose a Taranto, si lavorava bene. Poi immediatamente è cessato. Poi di nuovo dopo 20-30 anni hanno fatto un'altra cosa. È sempre una storia questa qua. Ora, ultimamente il governo italiano, dopo la guerra, ha fatto l'arsenale, giusto? Facendo l'arsenale ha dato da vivere a molte persone. Ora si è finito, non ci stava più lavoro per nessuno. Poi che si è successo? È venuto lì dal Sider, ha dato il lavoro, ora di nuovo arriverà che per il momento un altro 20-30 anni e poi il governo di nuovo ritornerà a dare lavoro a Taranto. Poco ma sì. Oh. Questo è un piccolo, ci fermiamo qui perché andiamo poi al caffè, ma consentitemi di fare un paio di osservazioni, per favore, un piccolo esperimento per dire io cosa volevo dimostrare, che
di qualsiasi cosa si discuta, l'importante è riuscire, se si vuole ottenere un risultato, riuscire a porre il problema in modo tale che la discussione sia fertile e che una discussione che divaricata non porta a nessun risultato. Ma questo, come dire, non è un problema di Taranto, è un problema della cultura contemporanea. Noi siamo abituati a ricevere una telefonata di un cristiano che ti dice: senta, sono Tatiana del centro sondaggi tal dettagli, lei è favorevole ai biscotti così o ai biscotti così? Cioè, oppure, che ne so, Bruno Vespa in televisione, cioè, un sondaggio dice che l'80% la pensa così. Non è vero, non è vero, la realtà non è bianco e nero. Noi stessi, nella nostra esperienza, se poi discutiamo realmente di una cosa, siamo una delle infinite tonalità di grigio, il che non vuol dire che non pensiamo, vuol dire che poi in realtà, se uno entra nel merito, la cosa è, tant'è che quando si è fatto l'operazione referendum non poteva non fallire, perché quando tu poni la domanda secca ma non riesci nemmeno a portare le persone a votare, questa come opinione mia personale. Questo per dire, di qualsiasi cosa si discuta, la prima operazione, la più complicata, è la discussione è fertile se ci stanno tutti i punti di vista. Non ha senso che io organizzo una discussione e dico no, a quelli non li chiamiamo, per esempio sono degli ambientalisti invasati, non li chiamiamo, ci fanno perdere tempo. No, li devi tenere dentro nella discussione, o viceversa quelli della posizione opposta. Però per poter discutere punti di vista anche di varicati, se tu poni la questione in termini radicali, non fai lo sforzo di testa di dire vediamo di trovare una definizione del problema, quantomeno condividiamo qual è il problema, condividiamo questo, poi sulla soluzione del problema io la penso in una maniera, tu la pensi in un'altra, ma perlomeno condividiamo la definizione del problema. Per questa ragione io prima, è un tentativo, poi ognuno fa il suo, va per approssimazioni, però a dire, ma se io dico il problema è quello della dipendenza economica, se io dico, come mi è sembrato molto giusto da parte di alcuni, e in ogni caso la vicenda di qualunque posizione si abbia, la vicenda dei tarsiter di questi ultimi 2 anni eccetera è un punto di non ritorno, mi sembra sempre che l'hai detto tu, qualcun altro di questo tipo, come dire, è un modo di porre il problema, è un tentativo per un modo di porre il problema che perlomeno fa discutere due persone che hanno una posizione diametralmente opposta, altrimenti la discussione non inizia proprio e poi chi ci perde siamo noi. Il punto è proprio questo, finisco su questa, quando si ha a che fare con una questione che è governata dall'esterno, cioè su cui il soggetto locale ha poca capacità di influenza, lo dicevi anche tu prima, e quando dicevi il governo deciderà di, cioè che il governo dove sta? Il governo non è Taranto, sta fuori di qua, eccetera, quando probabilmente quello che forse è utile per tutti coloro, il primo problema è cercare di fare in modo, come faccio a organizzare la discussione su questo problema in maniera tale che, quale che sia il punto di vista, ma il punto di vista locale riesce, non dico assai, a incidere in una certa misura, non dico a prevalere, ma quantomeno a incidere. Se però, per arrivare a questo risultato, l'ultima strada è quella di iniziare una discussione con una polarizzazione delle... e quindi lo sforzo è di provare a definire il problema in modo tale che la discussione possa ospitare punti di vista diversi. Sembra filosofico, un po' astratto, ma ci beviamo un caffè sopra e poi dopo. Tra un quarto d'ora, 10 minuti.